Lucio, Lucilla, Monica e Elena. Ciao. Ciao. Cinque, tre, come la vedete? Chi vuole? Allora, la vedo, è lei. È come se fosse la locomotiva di un treno, quindi c'è proprio lei come persona e con le braccia fa il movimento così per girare le ruote della locomotiva di un treno a vapore, tipo. Monica. Mi dà sempre l'idea del movimento, però me la dà mostrandomi un corso d'acqua e me lo fa fare a ritroso. Mi dice che vuole arrivare all'origine di questo corso d'acqua e mi fa vedere che l'origine sono dei dadi. Vi dà l'autorizzazione? Sì. Come? Mi ha detto sali sul treno. Monica. Salite sul tetto. Sì, voglio andare all'origine, voglio capire in profondità il perché di tutto questo. Va bene, valori, prima Monica, poi Elena. Vibrazione. 8 miliardi. Sì, 12. Percentuale di consapevolezza. 165%. Io vi sto a 114. PS 40. 39. vite 1897. A me 1874. cervello 7.4. 9.3. Ok, causa esoterica, al di là della caduta a ginnastica a 8 anni, dei capogiri e degli svenimenti di Lucilla che l'accompagnano da meno di 50 anni. Quello che mi fa vedere in eterico è che mentre lei, proprio mentre lei fa la caduta, quindi in aria, ok, è come se l'avesse, a un certo punto viene fermata in aria, diciamo, hanno fermato il tempo e hanno, vedo che è come se avessero sfilato la parte centrale, direi da qua fino più o meno. Tutta la parte cervicale, quindi da qua fino alla cervicale, tutta la parte centrale dei nervi, come se avessero Ma sfilato anche se, eterico. sì, in eterico, sì. Chi chiama lì? Ma lì vedo due rettili che hanno fatto. Allora, mentre lo facevano, c'era sopra che, diciamo, li comandava, vedo questa navicella spaziale, questa base spaziale, dove c'è questo, secondo me, è un pleiadiano. Sì, assolutamente. Con i capelli però neri. Però pleiadiano, quindi è come se si fosse, diciamo, camuffato per quella cosa lì. Perché E sono poi biondi, sì. come Raffaella.
Ecco, sì, è come se lui avesse, cioè se in quel ruolo lì è come se si mettessero una parrucca nera. Ecco, lo abbinerei, sai come fanno in Inghilterra al Parlamento? Che Ah, si e le mettono le parrucche, parrucche a appunto. seconda del ruolo, ecco. Ecco, si è messo questa parrucca con i capelli lunghi neri e cammina avanti e indietro, tutto come concentrato, diciamo. Concentrato su quello che stanno facendo i vari rettili sulle varie persone e attende, diciamo, il bottino. Monica. Sì, ho visto che il momento in cui era ancora sospesa prima della caduta a cavallo è stato il momento in cui, oltre ad aver sfilato questa parte di cui parla Elena, è stato proprio il momento anche di una sorta di inserimento quasi della dimensione di una pila di un orologio, tipo, no? Io lo vedo inserito nell'emisfero sinistro, questa specie di pila. E quindi per la causa. Ma anche mi fa vedere proprio il nome del progetto. Qual è? A me viene contrizione. Monica, finiamo le entità, vediamo le entità eteriche. Tu vedi Pleiadiano, Pleiadiani? Secondo me ci sono anche i siriani, sì, li ho visti i pleiadiani, anche i siriani ci sono. Come hanno i capelli i siriani? Diciamo che sono un po' l'opposto di pleiadiani, no? Così come fisionomia, no? Quindi un po' carnagione, un po' più scura e anche i capelli più scuri. Scuri, anzi, i capelli molto scuri. E i pleiadiani che vedi sono parruccati? Adesso qua mi si mostrano classici, Quindi pelle chiara, capelli chiari, occhi chiari, così. Però io vedo che a volte c'è una collaborazione fra di loro e riescono anche a scambiarsi tratti somatici. Tra siriani e pleiadiani. Poi, Sì. chi c'è di eterico? Questi rettili che lei vedeva, io li vedo con delle sembianze però un po' preistoriche. Poi vedo tipo un leone, un rapace, co come disincarnato c'è un mendicante. Poi ci sono anche dei piranha che fanno parte del secondo universo. IDL? Due, quattro. Elena. Sì, direi che sì, ho visto la collaborazione diretta di Odino. Con sì, beh, i rapaci e anche però con Leonide, so, è mica da dire. Sono disincarnati, vedi, disincarnati. Li canta. Quando Monica ha detto che c'era quel anziano, ha detto, no? Li Io ho canta. visto, sì, sì, ne ho visti tre o quattro che giravano un po' intorno. Collegati. Sì. Ok. EDL? Quattro anch'io, ne ho visti quattro anch'io. Ok, i disincarnati dove stanno? Dentro a Lucilla e connessi a Lucilla o connessi a Lucilla o cosa? Mi viene più legati ai luoghi della sua vita, della sua infanzia quasi. Sì, non so. Cosa comportano nella sua sfera energetica? Allora, quello che mi fanno vedere è che come se lei avesse, gli fosse stato passato qualcosa che i suoi nonni, i suoi avi stavano facendo in vita, quando erano in vita, con questi disincarnati anche. Cioè? Sì, è come se avessero, se non so il lavoro che facevano i nonni di Lucilla, ma è come se
loro facevano parte, diciamo, mi fanno vedere una scena dove c'era un mercato e c'erano questi quattro mendicanti che avevano tipo un banchetto a testa, più o meno, una cosa molto così. Erano molto poveri, ma vendevano. No, uno aggiustava tipo orologi, quelli sai, a cipolla. Un paio di loro aveva quel banchetto lì, e un altro era tipo, aggiustava tipo le scarpe, calzolaio. E i nonni di Lucilla collaboravano con loro. Adesso non so se gli avessero chiesto dei soldi per l'affitto del. Sì, c'è una portinaia, vabbè, ci sono delle situazioni. Va bene. E Elena, mentali. Allora, la prima che mi viene è questa entità mentale di livello 5, si chiama Giogo. Controllano, questa entità mentale controlla Lucilla attraverso un gioco, le hanno messo un gioco. E vedo proprio che è come se lei, mi viene da dire, non può muovere la testa, deve tenere la testa bassa. Non so. Vedo una cosa così. Livello 5, gioco, mi dice. Poi. Poi c'è 3. 3 la chiamerei linea piatta, cioè mi fa vedere che è quella che cerca in tutti i modi di far sì che Lucilla abbia sempre lo stesso umore. Monoumore. Se Lucilla è felice, cercano di abbassarle le vibrazioni. Se è troppo triste, che secondo me è come se fosse, no, un equilibrare a volte, eliminano l'emozione della tristezza. Cioè, quasi proprio la rendono sempre sulla stessa linea. E poi ne vedo una entità mentale di livello 2, che è come se invece limita la mano. Con i pensieri le limitano la mano. Mi fa vedere Lucilla con in mano il pennello, che quando cerca di muovere la mano col pennello, la mano diventa completamente immobile e bianca. Ok, Monica. Io vedo che ce n'è una che vuole tenere nascosta. Le vedo queste che dice Elena assolutamente, Giogo specialmente, spicca su tutte. È quella che vuole tenere nascosta, secondo me, è anche di livello 4. E me la chiama Golden Eye. Proprio, sai, il film di 007 dove doveva salvare la Terra da un'arma letale. Come se lei la volesse un po' tenere nascosta anzitutto a se stessa, quindi poi, no, in secondo luogo agli altri, ed è questa comunque tendenza a voler magari trasformare, cambiare la vita degli altri, migliorarla, quella delle figlie, piuttosto che quella magari di altre persone anche che non conosce. Piuttosto che la propria, a Sì. discapito della propria, perché la Sì. nascondeva? Sente giudicato. Quattro entità mentali e un bel elenco di entità eteriche, un bel mistero, un bel problema. Quella sessione che ha fatto con quelli che si rifanno le guide e gli angeli ha avuto conseguenze in questo quadro? Allora, è come se mi è chiaro, è come se la PS gliel'avesse voluta fare, ma ha fatto sì che si rafforzasse ancora di più il suo aggancio con, direi, i pleiadiani, i siriani, ma anche il secondo universo, mi viene da dire. Quindi non mi è chiaro il percorso della PS in quel caso lì.
Monica? Sì, proprio mi fa vedere come a seguito di questa sessione ci fosse un cenno tipo come on. Ok? Quindi arrivano ancora altri pleiadiani, altri siriani e vedo proprio come se fosse quasi un altro cinema, viene ampliato per fare più spazio anche al secondo universo, ecco. Si è ingrassata l'interferenza, diciamo. Sì, si era rafforzata proprio, sì. Ok, ha fatto altri trattamenti ipnosi in maniera generica, ce ne ha parlato. Anche lì si è rafforzata oppure hanno tolto qualcosa? Allora, diciamo che così aveva già dato un buon assetto, eh? Quindi direi che grosso modo non ci sono state poi, non so come interferenze, no, secondo me no. Però il consolidamento delle sue entità mentali sì. Sì, no, ma intende, Lucilla, quello che tu hai messo di tuo, col tuo progetto personale. Va bene, chiamiamo nel cinema i genitori, le figlie e il fratello minore e tutti quelli che vogliono venire. Allora, vado. Allora, i genitori. Quasi come se si sentissero chiamati a. Mi viene da dire valutare un'altra cosa che sta facendo la figlia, no? E vedo il padre che dice: dov'è che devo firmare? No, è tipo quasi come se. Lo vedesse come una specie di trattamento della figlia, mi viene da dire. Del fratello vedo tanta, tanta invidia, gelosia per la sorella. A che proposito? Non so, in generale. In generale lui l'ha sempre vista come quella che le ha portato via l'energia dei suoi genitori. Mi fa vedere questa cosa qua. Ce lo vedo già da piccolo che la vedeva in questa maniera qua. E invece le figlie sono davanti. Beh, nel cinema si viene per se stessi. Ok, la incolpa di sì, Lucilla dice di sì, che la incolpa che con il discorso Capogiri ha rubato l'attenzione dei genitori. Nel cinema si viene per se stessi, non per controllare, non per firmare, cosa poi non si sa, non per invidia, non per spiare, ok, si viene per se stessi. È un invito, un gran bel invito, una gran bella occasione. Se non si comprende questa cosa, non si entra, non ci si può neanche accomodare, non si può neanche ingressare, entrare nel cinema. Sono messi tutti e tre alla porta. Genitore e fratello? Se ne sono andati? Sì. I genitori pensano che sia un ennesimo gioco di spetto di Lucilla Va e bene. quindi. Va benissimo, eh? Ma lo dico veramente perché va benissimo. Ci Il fratello non mancherebbe. ne vuole. Bene, e le figlie? No, le figlie no, invece le figlie sono molto entusiaste e anzi vorrebbero essere addirittura partecipi anche loro, come se volessero prendere l'occasione come se mi facessero vedere che vorrebbero aprire tipo un cerchio energetico tra loro tre. Lo facciano. Mi dicono vogliono prendersi tutto l'amore della mamma per loro.
Monica, qualcosa da aggiungere? Ma mi ha fatto vedere che mentre usciva dal cinema il fratello c'aveva questo sacco, questo fardello, il cui contenuto era sia rancore che incompatibilità. E rispetto a questa questione delle figlie, è come se volessero dar via a un nuovo ciclo, spezzare quelli che ci sono stati in precedenza, di freddezza, di non comunicazione, no? Tra genitori e figli, e vogliono invece creare un legame tutto nuovo, che è sconosciuto a lei, a Lucille è totalmente sconosciuto. Fatto di affetto anche fisico. Sì. Va bene. Quindi questi capogiri che cause esoteriche hanno? Che non ho capito. Un impianto? Secondo me quello che gli hanno messo nell'emisfero sinistro che ha visto Monica è anche il gioco. Alle Identità mentale spalle. di sì. Sì, il progetto di vita nel suo complesso. Come impianto. PS sul banco degli imputati. Qual è il motivo di questa esperienza? A me dice voleva sperimentare com'era vivere. Allora mi fa vedere che fisicamente ha voluto sperimentare di essere immobilizzata, quindi con i giramenti di testa non ti puoi muovere, okay? Altrimenti ti viene da cadere, okay? E invece entrare mi fa proprio vedere entrare nei dipinti, nei suoi dipinti, e quindi è come se avesse voluto sperimentare una vita qua, ma connessa quasi totalmente ai suoi dipinti. Mi fa vedere come la PS voleva dimostrarle, farle vivere la sua capacità di uscire da questa contrizione, da questo pentimento, sacrificio, questo continuo incontrare difficoltà, fatiche, pesantezze, immobilità, eccetera. La capacità proprio invece di svincolarsi da tutto questo. Cioè la capacità Impianti, Monica. di ribaltamento mi fa vedere, di ribaltare la situazione. Cioè, in che senso? Dall'immobilità al ritorno al movimento, dall'anaffettività alla creazione invece della propria famiglia con amore, affetto, scambio anche di coccole. Si gioca su questi due piani soprattutto, io vedo. Impianti. Ma il primo appunto questo, mi ha fatto già vedere, questa pila, pastiglia sembra, no? Nell'emisfero sinistro. Poi mi fa vedere, sembra quasi uno scherzo di carnevale, con il naso finto e gli occhialini. E poi mi fa vedere, tipo come fosse teoricamente, no? Una pietra che opprime il petto, il cuore. E mi fa vedere questa idea di mobilità attraverso delle corde. In particolar modo c'è una corda che ha la forma dell'infinito e lei ha i polsi infilati nei due buchi. Allo stesso modo sono legate le caviglie. Tutto by Odino. Collaborazione che è col secondo universo. Sì, Ah. assolutamente. I piragna, no? Sì, infatti mi fa proprio vedere come deve essere un corpo pesante e legato che può affondare nell'acqua senza che lei possa reagire. Causa esoterica, Monica, della forte reattività alle medicine tradizionali. Poi Elena.
Ma lì è anche proprio questa volontà sua della PS di creare una specie di ribaltamento, però, eh? Cioè, lei vuole ribaltare dei paradigmi all'interno della sua vita? Secondo me, incluso anche questo approccio verso i farmaci. Però, in prima battuta, anziché questo aspetto, diciamo così, più elevato, c'era proprio renderle un'ulteriore fatica, un ulteriore impedimento, così che neanche i farmaci avrebbero potuto aiutarla ad alzarsi dal letto, a vivere una vita normale. Elena? Sì, in più vedo anche che proprio l'impedimento ad andare a fondo, nel senso che magari per vedere più profondo a livello cerebrale dovresti fare anche degli esami magari con liquido di contrasto o cose così, e probabilmente lei li ha neanche mai potuti fare o non li può fare più di tanto. Quindi proprio anche all'inizio proprio sì, un impedimento ad andare a fondo, cioè a trovare la causa vera, no? Quindi la PS dice te la trovi da sola, senza aiuti esterni, cioè ci devi uscire da sola, ci dobbiamo uscire da sole, praticamente, ecco, senza interventi dall'esterno. Perché ha 8 anni, Elena? E non un'altra età? Allora, vedo legato al numero in sé, 8, come se fosse mi viene da dire che è come se da lì partisse come suo numero ricorrente e un po' legato anche all'infinito. Io lo vedo. Allora, diciamo che è come se ci fosse un bivio, nel senso che da lì la strada era o riesci a uscirne completamente, o se non riesci, quando non riesci a uscirne, ti butti nella pittura. Quindi in un buco infinito, in un vortice infinito nella pittura, cioè isolata da tutto, mi fa vedere tipo così. Isolata. Sai che non ho capito. Allora, la PS mi fa proprio vedere che a volte, cioè lo scopo era da sola, senza aiuti esterni, uscire da questa situazione, ma ho visto fino da 8 anni fino ad oggi, ok, tantissimi momenti dove la fatica era troppa, cioè cercare di uscire da questa situazione era troppo pesante, e quindi è come se si faceva trascinare nel vortice della pittura ed era isolata da tutto il mondo, ecco. Monica. A proposito di quest'otto, mi fa vedere di nuovo la corda, così creata, no, come nodo a otto, sia che le lega le caviglie, sia che le lega i polsi. E quindi mi fa vedere come di fatto possa essere allo stesso tempo, un impedimento, ma anche un'opportunità. Quindi significativo per il numero otto. Da questo momento si può creare o una totale vita bloccata, bloccata in casa, bloccata nel letto, bloccata nei rapporti sentimentali, bloccata da vari punti di vista, oppure questo stesso blocco può diventare un'opportunità per aumentare la tua consapevolezza, per scoprire maggiormente altre tue potenzialità. Monica, perché il 7 torna nella sua vita? Causa Intanto esoterica? è subito il numero prima rispetto all'otto, come se fosse una sorta di preparazione, no? Perché il suo vero numero, per esempio, secondo me è l'otto. Interessante anche che lei adesso, si può dire? Sì, ha 52 anni, 5 più 2 fa 7. No, no, 54, attento. Ah, allora perché? Cos'è? È successo qualcosa a 52 anni, però mi dice. Dice di sì, scrivimelo, Lucilla. Ok. Perché nel complesso il 7 e l'8 sono per lei importanti, 52 anni è successo qualcosa di importante.
c'è qualcosa per cui lei è tipo ferma a 52 anni, per questo che mi ha comunicato 52. Ah, le dissero che doveva rinascere come una fenice. E lei l'ha presa, diciamo così, seriamente al punto da, capito? Sentirla vera, sentirla Che importante. finisse il cavolo di karma a 52 anni. Chiamalo l'archetipo del karma, basta questo karma, basta, basta essere bloccati dal karma, basta. Il karma è venuto direttamente dal secondo universo, da quasi sottoterra. Enorme, un mostro, scuro, tra il bruno e il nero. Il karma dovrebbe decidere per noi. Mettiamolo davanti alla PS e alla PE di Lucilla. Vediamo chi decide, il karma o la PS e la PE. Chi vince? Come quei video che si trovano su YouTube terrificanti, dove mettono negli vari terrarium la mantide contro la tarantola, la lucertola contro il serpente, cose così, insomma. Sì, perché Vediamo. sembrava tanto Fight. grande. Invece poi quando compaiono la PS e la PE, lui è un microbo. Quindi chi vince? PSPE? Ovvio, Vince sì. Karma? Karma lo mandiamo dove? Nel suo secondo universo? Poi secondo universo, ragazzo. Il karma viene dal secondo universo. Io dovrei già passare alla prossima domanda. C'è molto più altro da dire. Lucilla non è convinta. Adesso Allora, Lucilla si vorrà. Vai, Elena, sì. cioè, vedo che diventa piccolo perché ci siamo qua, ci siamo anche noi. Cioè, se Andiamo noi via. andiamo via, lei fa un po' fatica, Sì. diventa un po' più forte. Esatto. Il karma. Ok, Sì. andiamo via. Ci allontaniamo. Resta il karma e resta Lucilla, composta metà di Nutella PS e metà di Nutella bianca PE. La Nutella quella brutta. Questa sessione è presentata da Nutella Ferrero. Che C'è il karma che vuol cercare di imporre la sua idea a Lucilla. succede? Quando è nato il karma, Elena? Facciamo la storia veloce del nostro amico karma. Quando è nato, se ha dei Viene genitori? l'idea, cioè, allora, vabbè, la parola che non ha questo significato, nel senso, non veniva usata con questo significato, vedo mi viene 357 circa l'anno. Dopo Cristo. E invece utilizzato in questa maniera distorta, quindi affidandogli un archetipo proprio creato, è come se avessero avuto. Il suono ha fatto sì che dal secondo universo potessero creare un archetipo e viene fuori, è come se l'avessero plasmato nella creta, vedo, ok, e creano questa, sì, lo vedo scuro, anch'io tipo marrone scuro ed è tipo una specie di ventaglio quasi, sembra quasi di legno, ok. E con queste caratteristiche, quindi per prendere le energie delle persone, direi senso di colpa, come si dice? Il gioco, che poi Sì, adesso si esatto. racconta. Sì, sai proprio la dedizione perché se no, se io non seguo il mio karma, non riesco a evolvere, non supero, quindi. Cosa succede, Elena, a 52 anni? Lei doveva esaurire il karma, doveva stare bene, non è successo. L'avete inculata, insomma. Sì, io lo vedo come se non. Allora, è come se il suo senso di colpa non fosse stato riequilibrato e quindi il suo karma non è finito a livello energetico, quindi è tenuto ancora lì.
Non è stata una brava bambina a sufficienza, mi viene da dire. Chiamalo con le mani energetiche della PS e della PE, questo karma. Voglio sentire dalle parole, dalla bocca di Lucilla in eterico, che consistenza ha, che vibrazione ha il karma, che energia ha. L'amico karma? Un concetto No, solido? lo sente come un occhio che la osserva sempre, con cui lei deve stare attenta a come viene guardata, ecco. Che C'è se un'entità? sbaglia, C'è un'entità che sì, la rappresenta? io lo vedo di là, secondo universo. Chiamiamola. Allora, si fa vedere tipo una via di mezzo tra quello che mi fa vedere è tipo un indiano, però un po' tipo anche Maharaja, ecco, una via di mezzo, viola scuro, proprio la faccia viola scuro. Me la lega Diretto, mi è arrivato proprio la lega tanto all'energia della religione indù. Inizia a farmi un po' di nomi. Mi Quali? viene Sai Baba, mi viene vari guru che non riconosco, Guru Maddi, Guru Karni e varie cose. Monica, siamo a te. Cosa ti dico? Simile a quelle galle divinità induiste antiche, Vishnu, Shiva, Krishna. Mi fa vedere come queste divinità si sventagliano, no? Con questo ventaglio di cui parlava Elena, no? Si fanno questo ventaglio, si fanno aria. E mi fanno vedere come questo ventaglio è cangiante da un lato, dall'altro, poi lo girano con un movimento di polso. Mi fanno vedere quindi come sono stati in grado abilmente di manipolare, di travisare il concetto di karma, che di fatto è una delle leggi della Matrix. Spiegacelo. Sono riusciti, tra l'altro è arrivata inaspettatamente, non credevo che rientrasse, è arrivata la mamma di Lucilla dentro al cinema, perché si sente in qualche modo chiamata in causa, perché comunque la religione cattolica e quello che lei ha inculcato in Lucilla è molto analogo al karma rispetto al senso di colpa, colpe da espiare. Prendersi le proprie responsabilità, che non ti scrolli più di dosso, causa di ogni male, cose del genere. Quindi anche la madre vuole partecipare. La legge della Matrix di fatto dice che necessariamente, nel momento in cui c'è un'azione, un pensiero, una parola, necessariamente ne arriva una conseguenza, perché è normale, ogni volta che pianti un seme qualcosa crescerà, quindi dipende dal seme che pianti. Questa è una legge della Matrix. Le Pippo nostre Pallino uccide Pinco Pallone e Pinco Pallone muore, conseguenza. azioni. Esatto, cioè non possono non avere conseguenze, è naturale, è proprio nella Matrix, è stata creata così. Ogni nostra azione, pensiero, e parola ha una conseguenza, ok? Ora, la conseguenza che si sviluppa da un certo punto di vista è inevitabile, come nel caso in cui tu hai fatto l'esempio, no? Qualcuno muore. Ma in altri casi noi abbiamo la possibilità di intervenire, perché di fatto è un'occasione quella, per cui non abbiamo un marchio, un tatuaggio addosso che non ci possiamo più togliere.
L'omicida. Esatto, non è così. Cioè Non noi devo abbiamo... tornare in una vita successiva a espiare la colpa. Esatto, noi abbiamo la possibilità qui di risanare il tutto, di ricostruire, di rifare, di comprendere. Quindi, che ne so, l'omicida si redime, che ne so, dedica la sua vita, ha ucciso una ragazza madre e si dedica alle ragazze madri aiutandole in tutti i modi. Sempre del cazzo, vabbè. Sì, potrebbe anche dedicarsi, per esempio, io vedo alle creature della terra, nel caso in cui non se la sentisse direttamente di occuparsi di bambini, no? Però comunque un modo per aver compreso quello che ha fatto. Non è necessario portarsi dietro la colpa, stare nella solitudine, stare legati in un letto per un qualcosa che si è commesso. Specialmente poi se è stato commesso da altri, perché il karma viene spesso anche inteso così, come karma familiare o karma di una nazione. Elena, è stata ha lapidato delle persone in una vita passata? Ma io quando lo raccontava, sinceramente, mi è apparsa una vita dove lei è stata lapidata. L'ho proprio Esatto. vista. Esatto. Quindi chi le ha detto questa cosa in un trattamento, un'ipnosi, quello che è, e che quindi doveva scontare il karma, era... che è successo? Come abbiamo visto prima, dovevano rafforzare il karma. Era come se a un certo punto, prima di fare quella sessione, ecco, lei avesse quasi trovato la strada, no? Quindi già con una mezza intuizione, avesse trovato la strada per uscire da questa sua immobilizzazione, ok? E invece è stata deviata verso quella sessione lì, quell'ipnosi lì, per rafforzare la sua interferenza con l'archetipo del karma. Che mentre prima, cioè, voglio aggiungere questa cosa, mentre prima sono arrivate tutte le divinità, ok? È come se si fossero tutte unite e è diventato un'enorme testa di cobra. Va bene. Ci sono degli angeli, degli Elohim in questa storia? Vedo che è come se avessero osservato, ma hanno visto che non era necessario intervenire, era già abbastanza forte l'interferenza che avevano creato così. Secondo me. Sempre Elena, una delle figlie di Lucilla è effettivamente stata l'aborto tra la nascita di lei e del fratello? Allora, sì, ma è come se io ne avessi visti due. Ne vedo due. EPS. Sì, ce n'erano due. Qua, nella pancia della mamma di Lucilla. O c'era un conflitto tra due PS? No, allora, secondo me, allora, si sono, tutte e due sono scese nella pancia, della mamma di Lucilla, ok, uno è come se non fosse rimasto lì, tipo dopo 5 giorni direi è tornata su, e l'altra invece è rimasta lì e poi era la figlia, dopo si è reincarnata nella figlia di Lucilla e quindi dopo 2 mesi e mezzo mi viene, tipo sì, 10 settimane circa c'è stato l'aborto. Ok, Lucilla fa pollice in su. Monica, vuoi aggiungere qualcosa? Tu vedi due, una, cosa vedi? No, che è uno strano accordo, nel senso che come in questi due si erano accordati questi due PS in qualche modo per stare insieme per poco tempo, poi è come se ci fosse stato un accordo successivo tra le due sorelle, cioè non che le figlie attuali. Ok, quindi non chiamiamo nessuno. No.
no. come disincarnati. No. Chiamiamoli però i disincarnati richiesti, che sono una vicina, una nonna inventata, la vicina si definiva nonna, e i due nonni, nonno e nonna, paterni. Portale auro aperto. I parenti, Lucilla, e tutti quelli che mi conoscono. Saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che vogliono venire. Sono decisivo. Però non so, mi vengono con delle croci, crocifissi, i nonni paterni, come se fosse questa tradizione proprio religiosa, ma un po' di religione bigotta, chiusa. In passato, magari in altre loro vite, in questa, mi sembra che non siano stati molto religiosi i paterni, anche se hanno generato un figlio religioso. È possibile che siano vite precedenti, perché comunque vengono proprio con questo carico che è come se lo avessero proprio trasmesso al figlio. Cioè, Come vedi il carico? sente. Cioè loro me la fanno Crocifisso. vedere. Sì, esatto, come una si sente tipo i Vukumpra, no? Che hanno tutte queste cose addosso, no? E loro allo stesso modo. Quindi come se effettivamente non Crocifissi. fossero loro, ma lo devono vendere, no? L'idea è sempre quella. Io li ho visti proprio seduti su due sedie, uno di fianco all'altro, e tra l'altro sono nonno e nonna, ma qua appaiono due uomini e potrei dire preti, quindi anch'io avrei È detto una singolare, vita non passata. erano, non frequentavano la chiesa, hanno generato un figlio quasi prete ed entrambe vedete la stessa cosa. Vabbè, perché? Karma? Finto? Si sta palesando un elemento caratteristico delle vite precedenti o della vita precedente a questa che hanno avuto dei nonni? Questo uomo, quindi stiamo parlando del padre di Lucilla, di fatto anche lui ha scelto una vita molto complessa, perché ha scelto di ricevere dei condizionamenti religiosi molto profondi, a maggior ragione per il fatto che non sono stati diretti. E quindi questo risulta Possibile. ancora più pesante. E Come questa è la i scelta. nonni che non erano religiosi l'hanno condizionato. Questo è proprio l'accordo che hanno preso loro, cioè il padre di Lucilla ha preso questo accordo con i propri genitori, cioè di trovarsi ad avere a che fare con una imposizione così profonda pur non avendolo ricevuto in maniera diretta. Quindi l'esperienza di questa PS è la possibilità di liberarsi da questo, che è ancora più forte come esperienza, invece che se l'imposizione è diretta, è chiara, è comprensibile, è spiegabile. C'è una vita che lega i nonni di Lucilla al loro figlio, padre di Lucilla. Sì, io l'ho vista prima, invece me l'hanno fatta vedere chiara legata a Lucilla. Quindi i due preti, e poi c'era Lucilla che era tipo, deve essere stata una di quelle bambine che ha visto Miracolo, sai, quelle che dicono. A cui fanno vedere la Madonna, praticamente. Di Fatima, così. Sì, esatto. E in questa vita loro si sono accordati per far sì che lei prendesse il ruolo della disabilità fisica.
diciamo, il loro scopo, con l'accordo di lei, è, per tornare a vedere di nuovo la Madonna, una roba del genere. Rimostrare il miracolo, mi dicono. Diamo una vica un po' a tutti. Che fanno? Allora, uno dei due, la nonna, mentre diciamo prende la vic, quindi si stacca, diciamo, diventa neutra rispetto a quella vita lì, mentre avviene questo processo, vomita. Ma è uno di due chi? Non ho capito. Il La nonno o la nonna, nonna? la La nonna. nonna. Andiamo un po' avanti. La vicina cosa fa? Perché anche lei ha preso la VIC. Le abbiamo offerto la VIC, poi se l'ha presa. Questo dipende da lei. Io la vicina la vedo diversa, cioè la vedo proprio come l'altra via. Anche prima Elena aveva visto, no, il bivio, la possibilità di due scelte, no? Quindi proprio quella che poteva essere effettivamente una nonna che ti fa vivere anche dei bei momenti da nipote, ecco, nonna nipote. Sì, la vedevo, quando è arrivata la vedevo proprio che è come se si ricordasse, tipo come se cullasse Lucilla, ecco, le facesse proprio le coccole. Si mostrava così. Prende la Vic, la vicina. Sì, la Sì. prende. È anche quella forse che ne ha meno bisogno, tra l'altro, no? Infatti. Va bene. Diamo un po' di tempo ai due nonni e chiediamo Monica un messaggio della vicina a Lucilla e poi la salutiamo. Ma qualcosa del tipo che riguarda la cucina. Non so se sta dando dei consigli culinari o hanno fatto delle cose insieme in cucina. Ricordare questi momenti in cui mangiavano qualcosa. Tanto tanto tempo fa. La Sì. pasta, no? Però è proprio una cosa che le ha legate e a Lucilla, cioè fa parte di Lucilla ormai, no? Questo momento o insegnamento addirittura che ha ricevuto. Perché è come se fosse passato proprio amore attraverso questo, attraverso questi momenti, così è proprio passato il sentimento, l'amore. Ed è come se, è difficile perché non lo dice a parole, ma è come se mi mostrasse questa via che questa vicina ha seguito con Lucilla, che Lucilla può seguire con le figlie, questa modalità simile. Facevano tutto in cucina, cucinavano, stiravano, lei dice, con il vecchio ferro da stiracarbone, si pettinavano i capelli, si facevano le trecce, cose così, insomma. Ah, Ecco, è come se interessante. anche la cucina può essere un bel luogo di unione, di ricostruzione per lei e le figlie. Gli vuole dare un po' questa indicazione qua. Va bene. La salutiamo, la vicina. Vuoi aggiungere qualcosa, Elena? No, la vedevo anch'io, sì, con questo grembiule da cucina proprio, che la accudiva, facevano cose, sì. E la salutiamo. Quanti sono, Elena, i disincarnati che vedi entrare nel portale aureo? Esclusi i nonni che sono ancora lì, eh? Allora, 96 pareti di Lucilla e poi 741 altri che sono arrivati. Ok, qualcosa di simile, Monica? Sì, perché insomma, lei con la sua tendenza un po' a voler salvare, vedo che ha Gatta. attirato sì, diverse persone intorno a sé e i disincarnati di queste persone.
nel corso del tempo, anche quando ha fatto un certo tipo di lavoro di traduzioni olistiche. Ne prendiamo atto. I nonni cosa fanno, Monica? O Elena, chi vede qualcosa lo dice. Oddio, non vedo questo enorme miglioramento di... Quindi non vogliono entrare nel portale Sì. Aura. Allora, il portale aureo, scusami, lo accettano, no? Di buon grado. Però è come se avvenisse, una volta varcata la soglia, il loro spogliarsi di tutto. Va bene, li seguiamo nel portale aureo. Li reintervistiamo dentro. Non ci saranno dei grandi messaggi specifici per Lucilla una volta che sono dentro, perché di fatto è come se non fossero più nonni. Non hanno neanche da dire molte cose a quella che non è più neanche la nipote. Ma non possiamo stare qua tutto il giorno per i nonni religiosi, che peraltro non si chiamano Lucilla, e siamo qua per Lucilla. Cosa fanno dentro il portale Aureo? Cosa dicono? Gli accordi sono insondabili, sono incomprensibili, eppure sono accordi. E mi fa vedere, non so perché, il duplice significato di accordi, perché me lo fa vedere accordi proprio come mettersi d'accordo fra anime, ma me lo fa vedere anche come note che vengono emesse da un violino, da una chitarra, è uno strumento un po' così, un mix tra un violino e una chitarra. Elena? Sì, è come se non fossero convinti che le vite che hanno vissuto finora come religiosi siano sufficienti per, come esperienza. Vabbè, faranno le loro valutazioni. Li salutiamo, chiudiamo il portale aureo. Elena, causa esoterica delle eredità mancate. Sono solo la Cioè... conseguenza di una famiglia anaffettiva, eccetera. Sì, è come se... Allora, ci vedo lo zampino del Leonide qua. Ed è come se concretamente rafforza questo distacco dalla famiglia, questa esperienza di distacco, di solitudine rispetto alla famiglia. È come se anche da questo punto di vista Lucilla dovesse... arrivare alla consapevolezza che è un gioco e che i familiari sono degli attori, ok? Quindi sentire profondamente che il distacco non è sofferenza, ma è la loro modalità, ma che in realtà nel gioco questa emozione può essere più neutra, meno fredda, meno dolorosa, mi viene da dire. A livello economico questo fa sì che, cioè, il distacco anche economico accentua tantissimo in Lucilla questa sensazione. Monica? Mi fa vedere come questo sia stato un ingrediente perfetto all'interno del suo progetto, no? Di contrizione, che quindi è anche di rinuncia, un qualcosa che tra l'altro sfuma da un momento all'altro. Per un momento aveva come raggiunto un picco quasi di felicità, di luce, e poi di nuovo cade giù, perché di nuovo deve precipitare addosso lei la mortificazione, il sacrificio, l'immobilità, non c'è più l'opportunità, non c'è più l'eredità, non ci sono più i soldi. Un ingrediente perfetto per questo quadro di cose qui e successivamente per comprendere che questo è tutto un gioco. Tra l'altro mi fa vedere come comprende che cioè che il denaro è un'energia, di cui a poco lei lo capirà e che lei riesce a modulare questa energia. Monica, esiste la fiamma di Lucilla? L'ha Sì, secondo me sì. già incontrata? No. Non No, era però... quell'episodio là. No, no. Allora lì era... mi fa vedere una forte affinità, ma specialmente
erotica, no? Che comunque è tanto importante, perché comunque anche quella poteva rappresentare una specie di luce per farla uscire dal progetto, per farla uscire da tutto quanto quello che avevamo visto, ma non nel senso di seguire lui e costruire con lui, ma solo per farle vedere altri aspetti di sé. Okay, aspetti proprio di capacità creative, perché l'eros è esattamente la creatività in un altro ambito. Per me non è lui la fiamma. Va bene. Elena? Sì, è come se, esatto, mi ricollego a quello di Monica, ho visto più o meno la stessa cosa, è come se lì avesse capito l'essenza della fiamma, no? Quindi come se avesse potuto incontrare, tra virgolette, l'energia dell'unione con la fiamma, ecco, per poi poterla riconoscere nel caso in cui la fiamma c'è, in cui la incontra, nel caso in cui la incontra. Dove si trova in Italia, Elena? Ce ne sono di grezze, non ce ne sono di grezze, com'è la situazione? Allora, ne vedo una. Mi viene da dire tra il Veneto e l'Emilia Romagna, che quindi più o meno lì, e poi però ce ne sono anche tipo altre due grezze, quindi è come se potrebbe sfuggire quella, non so come dire, no? Va bene. Come vedete, Lucilla, in merito all'argomento karma, più autonoma, se noi ce ne andiamo davanti all'archetipo karma, lei inizia di nuovo a titubare? Ho capito. Io vedo che secondo me ha capito, nel senso che lo guarda come se abbassasse il karma, come se abbassasse lo sguardo, diventa piccolo, lei si gira e se ne va. Monica? Come se mi dicesse che è pronta a ridiscuterne, dove però è lei la protagonista della discussione, non viene schiacciata, soverchiata da questo. Andiamo al cluster. Andiamo a vedere quanti e quali contratti ci sono. Andiamo contemporaneamente a vedere nel cluster. Dove si trova il contratto della caduta a 8 anni? Dove presumibilmente tutto è iniziato e dove non è iniziato niente. Io vedo i contratti come se fossero delle fontane stilizzate, no? Quindi come se fossero dei disegni di fontana fatti così. La maggior parte sono di colore dell'acqua e invece quello della caduta è tipo davanti ed è colore nero, come se fosse una fontana di petrolio. Monica. Allora, in qualche modo è simile all'idea della fontana, ma me le dà come coppette mestruali. Cosa vuole fare Lucilla? Assolutamente elevarle tutte quante. E lo fa? Sì, mi fa Perché? vedere che è come se le incartasse da sotto, come se inserisse un foglio molto spesso, le impacchetta. E si accerta che nulla sia sfuggito. Vedo che guarda tutto intorno i bordi per assicurarsi che ha impacchettato bene tutto quanto. Non se ne vuole far scappare neanche uno di contratti. E vedo che a questo punto butta all'interno del portale definitivo. Però io vedo che usa uno strumento musicale. Io non lo so se sia per le figlie che magari vorrebbero suonare uno strumento, perché riappare uno strumento musicale. Insieme ad Eternum anche qua. Lei suonava in effetti, pianoforte e chitarra.
Ecco la chitarra, infatti avevo visto prima chitarra, violino, qualcosa del genere, sì, perché gli dà una botta proprio con la chitarra, no? L'ad eternum esiste, il karma no. L'ad eternum non è del secondo universo, è nostro, non è neanche del primo, è nostro, i creatori. Il karma è del secondo universo. Poi che ci sia una regola karmica nella Matrix videogioco, per cui se rompo un vaso di vetro, il vaso di vetro è rotto. Causa effetto esiste. Brucio un albero vivo e l'albero vivo è cenere. Ok, ho ucciso un albero. Poi mi sento male e passo la vita a piantare alberi, che sono componenti di un videogioco. Un ad aeternum qui, lo fa? Sì, sai che ho visto che mentre parlavi di questo arrivavano le figlie che le facevano comprendere meglio questo modo di vedere il karma e la nostra vita in un videogioco. Elena? Sì, ho visto proprio che dipingeva l'ad eternum, lo stava dipingendo. Prese i suoi pennelli e ha dipinto l'ad eternum. Velocemente, avatar via, ad eternum anche qui dove c'è l'avatar. Ok. Ok, l'evento della caduta esiste ancora nella linea temporale attuale di Lucilla, a 8 anni. E dunque, non nel modo in cui si è sviluppato, no. I presupposti dei capogiri e svenimenti esistono ancora? Potrebbe associarli a dei ricordi e quindi magari Esatto. legandolo ai ricordi sentirli, ma diciamo che la causa non esiste più. Ma se lei si convincesse che non è mai avvenuto, sparirebbero? Perché in questo momento non è mai avvenuto. Sì. Sembriamo dei pazzi, perché in realtà è avvenuto, ma in questo momento, nella sua linea temporale, lei che può tutto l'ha eliminato. Perché ormai il miele è stato fatto, quindi non c'è più da andare su tutti i fiori, come delle api disgraziate, matte, per crearlo. Il miele l'abbiamo fatto, tutta la fatica di fiore in fiore ce la possiamo anche dimenticare. C'è già il miele, che mi frega. Non è che dimentico la fatica che ho fatto di fiore in fiore per avere il polline che porta il miele. Non è che dimentico, lo cambio. È un videogioco. È un Ti gioco. dico, sai, assomiglia molto a quando partorisci, nel senso che proprio l'organismo fa in modo che tu. Allora, ti ricordi magari cioè, che hai sentito dolore, che hai fatto fatica, ma non ti ricordi intimamente, non ti ricordi intimamente quel dolore e quella fatica, perché sennò non faresti più figli. Ok, quindi è possibile, anche fisicamente proprio. C'è una preponderanza di ricordi belli rispetto alla gran fatica, al gran dolore e al travaglio. Bene, messaggio finale di Lucilla in relazione alla sua indole artistica, al disegno, in relazione a tutto, in relazione al karma, in relazione a tutte le volte che le hanno detto che era matta. Inizia Monica. Ah, mi mostra qualcosa sui muri di casa, come se avesse improvvisamente intenzione, no? Di dipingere qualcosa in casa, quasi anche un po' a ricordo di ciò che le è rimasto di questa sessione, che poi è il suo nuovo inizio. Mi fa vedere un rapporto più leggero con le figlie, dove ci sono maggiori risate, maggiori scherzi. Mi mostra una lei proprio più forte, mi fa vedere come si alza con disinvoltura, si sposta, esce per fare ogni tipo di commissione senza alcuna esitazione e mi fa proprio questo gesto qua, io me ne frego di quello che dicono gli altri, anche dovessero di nuovo ripetere certe frasi
fastidiose che in passato l'hanno ferito, vedo proprio che lei le recepirà in tutt'altra maniera. Elena. Sì, vedo proprio che ha questo lo strumento della pittura. È come se lei, immaginandosi di dipingere le cose, le crea, può crearle da adesso in poi. Ok. Concludiamo prima Elena, poi Monica, vibrazione nuova. Era 8-12. 243 miliardi. 251. Consapevolezza 165-114, 130 di media. 178. Centonovantotto. PS era 40. 61. Sì, 62. Vite più o meno 1009, 1008, 1009. 1236. Sì, 1241. Cervello tra i 7 e il 9, diciamo 8. 9,5. Sì, esatto, 9,5. Benissimo, come la vedete? Interferita con impianti, con interferenze, No, no, no. indecisa? La vedo in questa sua nuova bolla energetica, cioè nel senso non bolla che è chiusa, ma dove la sua energia si diffonde nel campo, ok? Quindi diciamo che da adesso in poi, se rimane, se si allena a rimanere centrata, può sincronizzare la sua vibrazione con la sua realtà, quella che creerà. E di fianco ci sono le bolle energetiche delle due figlie, quindi che vibrano insieme, ecco. E si muovono. Basta. Disconnettetevi da tutto e tutti e torniamo.